嗯。 Trovati amici telespettatori. Culturalmente parlando rimane una trasmissione dedicata al mondo artistico della nostra terra, ma nello stesso tempo abbiamo voluto cambiare gli orari per permettere anche a chi ci segue da lontano di avere degli orari più consoni che possano essere un incontro culturale con questa nostra eh, trasmissione. Ospitiamo oggi Francesco Giordano, è un pittore, pittore crotonese. Ha sempre avuto questa passione della pittura e oggi finalmente è tornato nei nostri studi. È tornato nei nostri studi perché credo che ci siano stati dei cambiamenti all'interno della sua arte pittorica, ci sono delle novità. E quindi voglio proprio dedicare a te questo appuntamento. Ciao Giuse, ti ringrazio del, di questa, della tua ospitalità. Che... E che conosco da, da, da anni ormai, non è mai mancata nei miei confronti, e se ho ritardato un po' è proprio per quello che dicevi: il fatto, sai, che con l'avvento nuo dell'anno nuovo poi si, si fa un po' il bilancio della propria vita. E, se, ritornando al fattore arte, sono felice di essere ritornato alla vecchia pittura. Una vecchia pittura, eh, ho finito di fare sperimentazione, che forse ne ho fatta pure troppa. E eh, diciamo che la, la parola migliore sarebbe un, ri, un ritorno all'ordine. In, in questo mi ha aiutato la lettura di un piccolo libro eh, nel quale sono incappato involontariamente. Il, il libro è piccolo come, però il contenuto è, è enorme, che sono passato da, dalle confessioni, e non di Sant'Agostino, di Tolstoi, che è un altro grande personaggio, un pilastro della letteratura mondiale. Ho scoperto un libro che si intitola Che cos'è l'arte? Iniziando a leggerlo ho cominciato ad avere delle perplessità perché Tolstoi comincia a dare fendenti a destra e a sinistra, cioè a maltrattare grandi artisti come Beethoven, Mozart, il campo della pittura, Michelangelo. Però ho scoperto alla fine che il senso di tutto ciò che lui ha scritto è legato alla parola arte. Arte per lui è un linguaggio universale e soprattutto spirituale, cioè l'arte è qualcosa che sgorga dall'anima. La parte tecnica non ci può portare a mercificare tutto, perché io credo che oggi l'arte sia totalmente mercificata. Cioè oggi un artista vale se vende a milioni, se invece vende a poche centinaia di euro non, non vale niente, ma questo è un, è un surrogato di quello che è il nostro mondo: il capitalismo imperante, che conta solo il denaro e i sentimenti non contano più. Non voglio essere polemico però penso di aver detto... Una cosa quel, giusta. È quello, quello che credo realmente. Allora, eh, come possiamo definire la tua arte? La mia arte è nata spontanea, ritornando a Tolstoi, eh, mi, mi usciva da dentro il, il modo migliore di esprimere ciò che eh, sentivo dentro l'anima, che poi ho sentito anche attraverso la musica, che è un'arte un sublime attraverso la musica si possono raggiungere livelli spirituali altissimi, cioè ascoltare un concetto di Bach o di Mozart o di Beethoven stesso o Vivaldi, o i, no i nostri grandi compositori, non è certo ascoltare la nuova musica melodica napoletana che sinceramente a me non piace. Sarà, io non la definirei nemmeno musica, per me è solo rumore, e quindi io la penso così. Ecco perché vorrei che si ritornasse un pochettino, si frenasse e si ritornasse un pochettino a, a valori che ormai si stanno perdendo per strada. La stessa cosa vale per la pittura. Per me la pittura che cos'è? È esprimersi, es, però esprimere non fagocitando la tua anima, ma aprendola ad un mondo che riesce a capirla, ad accoglierla, altrimenti ci si goda in se stessi e si fa solo mercato quello che sta avvenendo oggi purtroppo. Infatti tu facevi riferimento al capitalismo che possiamo dire è il padrone, è il padrone della nostra società ormai, no? Sì, sì. E, e quindi chiaramente tutto è legato al denaro, mentre invece l'arte, ecco, che è un linguaggio universale, dovrebbe essere qualcosa che ti spinge a riflettere su quello che stai guardando in quel quadro, in quella scultura, in quell'opera e nello stesso tempo riflettere significa trovare dentro di te il significato anche della propria vita. Perfetto, ma oggi sono arrivati anche a, a indurti ad avere delle emozioni, ti, ti pilotano, ti pilotano i bisogni, ti pilotano eh, le emozioni, ti pilotano, ti pilotano cioè ti, eh, a me non piace assolutamente parlare di Nuovo ordine mondiale, queste cose qui, Lo lascio, questi discorsi li lascio ad altri perché non, non riescono a darti risposte, ti parlano soltanto di problematiche, però le risposte non te le danno. Cioè, basta leggersi un po' di Bibbia e le risposte le trovi, sono palesi. Se poi uno non ci crede, l'altro perché di maniche io ci credo, perché mi sembrano delle cose ben, ben dette, ben, fatte, ben scritte, e scritte da una mente superiore. Però eh, l'arte. Non è, è come l'amore, no? La parola amore. Tutti eh, ti amo, l'amore, l'amore. Ma l'amore vero che cos'è? Io adesso sto, sto invecchiando, sto invecchiando, e quando guardo un bambino nei, nei passeggini, l'altro giorno ero in un locale, stavo facendo una foto con un amico. Arriva un bimbetto e mi si butta addosso perché si voleva fare la foto con me. E il padre e la madre che ridevano, perché cioè, questo bambino mi sembrava di tenere Gesù nelle mani perché l'innocenza, la, la purezza, la spontaneità, cioè, quello è stato un atto d'amore che, eh, che lui è riuscito a trasmettere a me e io sono riuscito a capirlo, a capirlo e a, a, a ridarlo a lui. Però eh, oggi si vive soltanto di mercanteggiare, cioè, do it, this, io ti do, tu mi dai. Non è quello il modo di fare arte, purtroppo eh, in, invece il mondo oggi è incanalato tutto in questo settore qui, eh, la mercificazione, eh, l'acquisto, la vendita, quando in realtà l'uomo in se stesso credo che abbia bisogno veramente di poche cose. Cioè tu lavori e quantifichi il tuo lavoro, per cosa lavori? Per avere un una casa, per avere un tetto sulla testa, per avere de del cibo, per avere dei vestiti, per avere un mezzo per spostarti. Ma se, se vai a quantificare ciò che serve realmente ad un uomo, è davvero poco, poco. Questo tuo ragionamento è il ragionamento di una persona che chiaramente ha valutato che cos'è la vita e ha valutato un po' quello che anche l'arte deve rappresentare. Ma entriamo nello specifico della tua arte. Quali sono i tuoi quadri che secondo te ti rappresentano meglio? Non è difficile capirlo, perché per, anche per chi mi ha seguito, no? Eh, amici che mi seguono da tanto tempo, clienti. E si sono accorti che ci sono delle tematiche particolari, per esempio quelle religiose, per me un lavoro molto importante è stato quello dell'Eremo, della Santa Croce. Lì Effettivamente il nostro carissimo Don Gino, che il Signore ce lo abbia in gloria e che ce lo mantenga ancora tanto tempo perché gli vogliamo bene. E è un, per me quella è, è un'espressione pura di che cos'è l'arte quando, quando ti dedichi a, a, a ritrarre nostro Signore Gesù, la Maria. Eh, I santi, i profeti, è bellissimo esprimersi in questo modo perché cerchi di dare qualcosa agli altri, no? e sempre, rientriamo sempre nel campo di, di, di trasmettere dei sentimenti. Ma non è solo questo no, arte? No, poi entri nel mondo, mondo dell'arte eh, non religiosa, quindi l'arte la, sociale, l'arte dove tu tipo ti faccio un esempio, Gloria e Miserie di un Jolly, una saga che è stato forse uno dei miei successi maggiori, ma nel, nella quale io criticavo proprio il padre padrone, questa, questa gente che si acquisisce talmente tanto potere che poi riesce a, a comprare anche le persone. Lì, lì, lì rientriamo in un campo proprio demoniaco, però. Anche quella è stata un'esperienza importantissima per me. Però poi cioè, i barboni, tanta gente mi conosce, come sono belli quei barboni, che fai quei, quei clochard, le annegate. Cioè, sono innumerevoli le tematiche che ho... Perché, ti, ti ripeto, oggi sono rientrato un pochettino e quindi eh, volti di donne... Queste. Però le mie tematiche mi hanno sempre seguito con una certa assiduità. E sono sempre quelli, la nave dei folli, legati anche alle mie letture, a, al bagaglio culturale che ti porti dietro, perché non ci si inventa niente nel mondo dell'arte, bisogna avere. Eh, perché altrimenti i greci non l'avrebbero chiamata tecne, arte tradotta in greco, tecne. cioè, quindi se non hai. I mezzi per esprimere ciò che hai dentro non puoi, cioè, se non conosci l'italiano, la grammatica, l'ortografia, la sintassi, i verbi, non puoi scrivere, non puoi scrivere un romanzo, non puoi scrivere poesie. Quindi, tu stai dicendo che non puoi nemmeno fare se non conosci bene. E non hai una cultura alla base della tua attività, non riesci nemmeno a fare certo. qualcosa di particolare? Certo, finisci per fare per, per essere fagocitato dal mercato e dici, fra, come, come sono belli quei cavallini, li, li vendi subito, e eh, facciamo sempre cavalli, facciamo sempre come è bello quel paesaggio, facciamo No, non funziona così. Perché i sentimenti sono tanti e tante sono le problematiche che ci sono nel mondo. E... E un artista deve seguire quelle che sono anche le problematiche del mondo, perché altrimenti dipingere soltanto per una questione estetica, anche in quel caso lì i latini, etica ed estetica. Quindi sono due cose che vanno di pari passo. Cosa, sta, cosa stai lavorando in questo periodo? Niente, piccole cose, piccole cose, l'ultimo quadro che ho fatto è una piccola natura morta, mi è piaciuta tantissimo, perché ne faccio una ogni dieci anni. Perché è una cosa, se cioè quelle cose intime. Che, però ho fatto. Ho fatto eh, diciamo che il periodo del Covid mi è servito per racchiudermi un po' in me stesso, riordinarmi, ri, organizzarmi un po' le idee. E, e Hai continuare. fatto delle mostre, delle esposizioni? Mm, ultimamente no, no. Ho fatto un'esposizione con altre persone. Dicembre, con Pagos, però nella torre aiutante che è stata riaperta. Così, però niente, niente di che. Niente di che. Cioè, quindi tu dici: la tua arte in questo periodo, sempre chiaramente dopo il fatto del lockdown, è un'arte in cui tu metti in evidenza anche quelli che sono i tuoi sentimenti del momento. Non è facile, così come. In... Beh, così come un poeta eh, non è che poi alla fine riesce a fare sempre dei capolavori, o uno scrittore, un musicista riesce a fare. La stessa cosa è per un pittore, no? Non sempre riesce a fare dei. Però un professionista eh, lega, sempre, lega sempre, perché io dopo 50 anni e mi metto di fronte alla tela bianca, lì ci sono i miei pennelli, e però non so mai se riuscirò a concretizzare un'idea o a concretizzarla come voglio io. Ecco, la tecnica mi aiuta tantissimo, però quel sacro fuoco che effettivamente è quella spiritualità, che è l'arte, quella non è che te la inventi o schiacci il pulsante e arriva, non funziona così. Un bilancio della tua attività, 50 anni sono tanti, ecco. Questa tua attività che è sempre stata la tua passione, che hai sempre voluto... È il tuo mestiere pure. È il tuo mestiere, ma dobbiamo dire che il tuo mestiere è comunque legato alla, alla tua passione. Quindi questa passione per la pittura. Tu hai fatto anche qualche scultura, però la tua passione è la pittura. Sì, certo. E certo, che bilancio certo. vuoi fare? L'altro giorno, eh, parlando con mia figlia, con Giulia, la piccola, e parlavamo... Eh, che lei si butta giù e non so fare, non so fare, invece sa so fare un sacco di cose. Ho detto, ma guarda che, vuoi vedere che scrivo una poesia, la pubblico e prendo un sacco di mi piace? Allora ho pensato a Baudelaire, no? Mm. E ho scritto Il mare, poi qualche giorno te la faccio. Ho preso un sacco di mi piace, ma io non sono un poeta, assolutamente. Ho, ho messo insieme il fatto che... Mi arrangio con la lingua, con l'italiano, con la terminologia con, con, e ho fatto questa poesia. Ma io non sono assolutamente poi. Invece, per quanto riguarda la pittura, bilanci non ne, ho, non ne farò mai. Non li voglio fare. Vado, io per me è un continuum. L'arte è un continuum che va, che era prima di me, sarà dopo di me. Io sono soltanto un piccolo tramite e mi, mi sta bene così. C'è qualche, possiamo dire, c'è qualche quadro a cui tu sei particolarmente eh, legato? Quello sì, quello sì, però è come se, se fossero veramente delle, delle creature, delle piccole creature. Eh, dire, dire sono, cioè mi piace più sto figlio di quell'altro, è come se... Se creassi, una... certo, dei quadri che ho... mi sono rimasti, ma è più la gente no? che dice: Fra, 'Com'è bello quel quadro che hai fatto in quel periodo'. Io, io amo tutto, i miei disegnini, quelle cosettine, la scultura, cioè perché fa parte del mio mondo interiore. No? Quindi, non posso dare del... quello è più bello, quello è più brutto, contraddirei quello che è il mio, il mio essere. E Qual è il tuo essere? E il mio essere è, è dipingere, fare pittore <ride> con alti e bassi. Perché penso che qualsiasi essere umano ha la sua vita alti e bassi. Funziona così. Gli alti e bassi fanno parte, dobbiamo dire, della nostra, della nostra vita. E chiaramente il bilancio si fa sempre tra positivo e negativo, no? Soprattutto quando finisce un anno, ne inizia un altro, la speranza è quello che poi è nel nostro cuore, è il seme del nostro cuore, ecco. E come lo prevedi questo 2023 con la tua arte? Io, vedi, tempo fa, eh, quando ho letto eh, Robinson Crusoe di Defoe, eh, lui ha fatto un bilancio, no? quando si è ritrovato su quell'isola, disperato, senza, senza più niente, però poi è arrivato qualche relitto, ha cominciato a trovare una cassa con qualche cosa dentro, un'ascia, ascia, una cosa. E si è fatto un bilancio. Cioè, io penso che ognuno di noi, eh, quando arriva a certi, a certi approdi, a certi naufragi, si fa... però sono dei bilanci momentanei, perché fare un bilancio della propria vita è difficile, non credo che sia possibile. No, però della propria arte si può fare. Della propria arte che avrei voluto fare di più, sempre così, funziona così. Eh, in media quanti, quanti quadri fai in un anno? Non lo so, perché ci sono stati degli anni, ormai io eh, funziona così, anni 70, anni 80, anni 90, 2000, ora siamo nel 2010, 2020, chi se li ricorda? E però che ci siano stati degli, degli anni prolifici, nei quali c'è sta. E c'era pure la giovinezza, c'era pure la voglia di fare, c'era pure. Cioè se adesso, se adesso dovrei, dovessi fare i lavori dell'eremo ci riuscirei, Proprio fisicamente, che ci vuole pure forza per, per dipingere. Perché passi meno tempo davanti Aver alla tela? No, perché sì, a parte, a parte il tempo che si passa, e, e, e ritorniamo al discorso di, questo, di questa molla che ti scatta, e tu devi andare lì a lavorare anche la notte, a volte, e ti viene in mente che devi tornare lì a guardare un particolare di qualche cosa che stai facendo, no? E, però ti ripeto, eh, io sono soddisfattissimo della mia vita artistica, di quello perché però condensare un decennio, sono costretto, perché non è che ti posso dire cosa ho fatto nel 71-72, nel 72 ho conosciuto l'ingegnere Colli, che per me è stata la pietra miliare, la sua bellissima galleria Zeus, però poi c'è stato tutto un continuum, i miei trascorsi all'estero, mostre, cioè è così complessa la cosa, certo. io ti posso dire soltanto che come Neruda confesso che ho vissuto. Eh beh, questo... un, film che non, un film, un libro che non mi è piaciuto all'inizio, gli hanno detto tutti i colori, ma sto è un po' pratica. Invece l'ho riletto dopo qualche anno e mi sono reso conto che c'era ragione lui. Certo, e quando parliamo ecco, dell'arte, parliamo anche dell'arte nella nostra città. È cresciuto l'amore e la passione per l'arte? È sparita l'arte nella nostra città. Non esiste, non esiste, non, è, non esiste più. E qualcuno, e se io penso agli anni Ottanta, era pieno di fervore, di gallerie, non c'è più una galleria d'arte, qualcuno ha tentato di, di riaprire ma hanno chiuso, obberati da tasse, ci si arrangia, si sopravvive, ma dov'è sta arte più? L'arte ha bisogno, c'è gente che ancora continua a dire che l'arte non ti riempie la pancia e quindi che facciamo? Sempre supermercati, riempiamo il mondo di supermercati, quel teatro che non, non si apre mai, la galleria comunale chiusa da anni, eh, soldi 500 mila euro stanziati, non si sa dove, che fine hanno fatto, ma di che vogliamo parlare? Io ho sempre denunciato queste cose, anche se la gente fa finta di non ricordare, io le ho sempre denunciate queste carenze. Ma, tu dici alla cogionese, mi è stufato e non, non mi interessa più niente. Crotone, eh, corsi e ricorsi storici, sta seguendo questa linea negativa e se non, è, se non esce fuori il personaggio, ma forte veramente, non chiacchiere, che è innamorato realmente di, della cultura e dell'arte. È facile dire che ah, una città senza università è un paese. Sì, ma l'università è stata fatta e poi ci è stata tolta. Crotone è stato tolto tutto, non è che noi non avevamo. Avevamo l'aeroporto, avevamo eh, l'università, porto. È stato tutto dislocato in altri posti, uffici, tutto. E qui questa piccola. Eh, questo piccolo lembo di terra e di mare, è la provincia di Crotone, è fagocitata dalle cuginette, Catanzaro e Cosenza, che si mangiano tutto. Lasciamo perdere il discorso politico perché sennò io poi non ne i capi. Eh, sono cose sotto gli occhi di tutti, è inutile che le dico io. Quando uno come Gratteri no, ti dice in televisione: è vergognoso aver ridotto quella fascia ionica crotonese. Al rango di Cenerentola non abbiamo una ferrovia, non abbiamo una strada decente e nemmeno in Africa hanno una, una strada una 106 come la nostra. Allora di che stiamo parlando? Chiudiamo il discorso e lasciamolo agli organi competenti, allo Stato. E gli artisti possono denunciare, ma fino a un certo punto. E così funziona. Io ti dispiace. ringrazio di essere venuto qui nei nostri ringrazio studi e eh, abbiamo a parlato, te. abbiamo visto anche eh, immagini con i tuoi quadri eh, che rappresentano la tua storia eh, culturale. Eh, mi dispiace che tu sei un crotonese arrabbiato e nello stesso tempo però io devo dire che in realtà questa è una trasmissione libera. E quindi eh, ognuno può dire quello che vuole. Sono contento di questo e vorrei chiudere con una, una piccola ideuzza che avevo, la volevo dire, e Dimmi. tu mi hai dato il là. Io, l'unica cosa bella che è stata fatta ultimamente in questo paese è quel ritratto che ha fatto Iorit del nostro Rino Gaetano. Perché? A parte la bravura tecnica, quel ritratto ha una caratteristica che solo un artista può capire qual è. Tutti gli altri, tutti questi Rino Gaetanofori che ci sono tutti, non nessuno l'ha menzionata. Io ti dico che in quel ritratto c'è la doppia faccia di Rino Gaetano. Il Rino Gaetano cantautore incazzato, politicizzato, però c'è l'altra faccia, che è l'anima di un angelo, con dei sentimenti bellissimi dentro. L'amore per la sua terra come il mio amore per, perché se io mi arrabbio è perché amo la mia terra, se io mi arrabbi, perché amo, la, ho sempre amata la mia città, potevo starmene fuori, sempre, le radici c'è cioè, troppo profonde, mi, mi tirano sempre qui. Ecco perché, eh, quando, quando poi la città bistrattata, quel ritratto di Rino Gaetano è bellissimo perché ti fa vedere il Rino Gaetano. Che ha dato fastidio a tanti potenti, però ti fa vedere anche il rino gaetano di cogli la mia rosa d'amore. Mio fratello e figliolo. Cioè dei sentimenti profondi. Proprio l'anima della sua terra è in quel ritratto. Grazie, a Iorit. Grazie a te, grazie amici telespettatori per averci seguito.